violento temporale flagellato il Basso Polesine ha provocato danni ingenti. Il violento temporale che ha flagellato il Basso Polesine nelle prime ore di mercoledì 6 luglio, abbattendo alberi, pali telecom e scoperchiando abitazioni. Con la luce del giorno, infatti, sono purtroppo emerse varie situazioni che necessitano di intervento e che inizialmente non erano state notate. Sarà quindi una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco, che già hanno in lista una nutrita serie di interventi. La grandine, di dimensioni eccezionali, è stata accompagnata da forte vento e precipitazioni. Proprio il vento, come spesso accade, ha provocato i danni maggiori. Comincia la guerra in spiaggia agli abusivi. I carabinieri della stazione temporanea di Rosolina Mare hanno svolto un servizio di contrasto al commercio abusivo nella giornata di martedì. Nel corso del servizio è stato fermato un uomo senegalese che da un controllo si è accertato vendesse abbigliamento, manufatti tessili per la casa e telimare senza essere in possesso delle licenze di commercio. Allo stesso è stata sequestrata la merce ed elevata una sanzione amministrativa per un importo di 5.164 euro. Pesca e sostenibilità a braccetto, a Pila agli Stati Generali. Si è svolto oggi, mercoledì 6 luglio, il secondo appuntamento degli Stati Generali della Pesca del Veneto al mercato ittico di Pila. Il focus della giornata è stato dedicato a una delle tematiche più cruciali, ovvero la sostenibilità, vista secondo le tre declinazioni, ambientale, economica e sociale. Dall'esperienza maturata dagli operatori, in particolare dalla realizzazione dei progetti FEAMP 2014-2020, si potranno elaborare utili indicazioni per un modello di sviluppo fondato su un'economia blu sostenibile. Cristiano Corazzari, assessore pesca Regione Veneto, ha sottolineato: è fondamentale lanciare un messaggio corretto che riesca a soddisfare tutti gli operatori del settore. Dobbiamo sottolineare che il mondo della pesca ha un ruolo indispensabile nell'ottica della sostenibilità. Giovedì in centro la notte bianca dei saldi. 7, 14, 21, 28 non è la tabellina del 7, ma si tratta dei 4 giovedì da segnare sul calendario per il giovedì in centro. A luglio il calendario degli eventi in piazza si arricchisce con novità. Ad animare le serate nel centro storico rodigino ci pensano i negozi aperti e il gruppo teatrale Il Mosaico. Dalle 21 a mezzanotte spazio allo shopping sfrenato, approfittando dei saldi di stagione, mentre al chiaro di luna si potrà passeggiare per le vie del centro, ascoltare della buona musica, ammirare l'arte di strada e lasciarsi incantare da qualche trucco di magia. Giovani talenti al Saga in piazza al Marti. La prima serata del festival Porto Viro Giovani, quando la musica incontra il talento, è andata molto bene. Così la presidente della Proloco Donada, Antonella Ferro. Ad aprire la serata, seguita in diretta da Delta Radio, il consigliere delegato al commercio del comune di Porto Viro, Luca Guolo, che ha portato i saluti del sindaco Valeria Mantovan. Fra i presenti anche l'assessore Michele Capanna. Il festival Porto Viro Giovani, quando la musica incontra il talento, è inserito nel programma dei martedì in piazza, chiamati Saga in piazza al Marti, che vengono organizzati dalla Proloco.